Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento con Basketando. Siamo in una bellissima location con ospiti di amici speciali, perché siamo al centro di Omegna, dove eravamo già stati lo scorso anno. In quell'occasione, se non ricordo male, c'erano Andrea Picarelli e non mi ricordo più. Io. Ah, ecco, sì, Filippo sì. Fanchini. E ti abbiamo fatto ritornare. Ciao, direttore. Ciao, buonasera a tutti. Sei l'unico che lavora in questo periodo. Finalmente, due mesi all'anno esatto. Lavori in questo periodo perché. C'è da costruire la squadra. No, certo, adesso chiaramente è il periodo più caldo per il mercato. Secondo me adesso qualcosa sta iniziando a sbloccarsi lato giocatori, perché insomma i campionati stanno finendo e quindi è naturale che iniziano i primi movimenti. Siamo assolutamente attivi già da qualche settimana. Chiaramente poi le fasi iniziali sono sempre fasi di schermaglie, di sondaggi e quant'altro, ma insomma siamo assolutamente operativi. C'è chi sta già iniziando con gli annunci, insomma Legnano mi sembra tra le squadre più attive, e ben buon per loro, ma siamo insomma siamo attivi su tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Adesso, sicuramente il fatto di aver completato anche lo staff è una cosa in più, insomma penso si possa già dire, no, che Francesco Petricca sarà il nuovo assistente della prima squadra, quindi una figura intanto del territorio, quindi questa qui è una cosa che già mi fa piacere. È una figura che ha un grosso entusiasmo nell'entrare, nel cimentarsi nel mondo dei professionisti, ed è uno degli elementi principali che hanno portato a questa mia scelta. Non dimentichiamoci che Petricca viene da stagioni positive da capo allenatore a Rona, e tra l'altro seguiva anche una squadra del progetto ABBA di Legnano, del giovanile Under 17. Quindi insomma, oltre alle, diciamo, caratteristiche umane che secondo me lo rendono perfetto per fare questo tipo di ruolo, parlo di autorevolezza con i giocatori, no? Lui da giocatore aveva delle caratteristiche umane ben precise, io penso che possono essergli d'aiuto in questo nuovo ruolo, anche delle capacità tecniche comprovate, perché insomma ho ottime referenze su di lui, quindi penso e spero che possa essere una scelta vincente, insomma, per Fulgore, ecco. Anche perché Francesco, come dicevi tu, ha anche una conoscenza delle cosiddette minors non indifferente. Certo. E anche dei contatti importanti su scala giovanile, per cercare di individuare insieme a te, insieme al nuovo responsabile tecnico del settore giovanile, Gabriele Zaccardini, quelle figure, quindi stiamo parlando dei 2006 o 2006-2007, quelli che saranno, che andranno a completare il roster da undicesimo e dodicesimo in una stagione che, lo ricordiamo, avrà la bellezza di 40 partite. Sì, assolutamente, insomma, ecco la... I giocatori che completano il roster sono tutti gli anni fondamentali. Insomma, l'anno scorso, intanto sono da ringraziare sia Issa Fomba che Dimitri hanno dato una mano, e sicuramente quest'anno l'idea sarà di scegliere dei giocatori che appunto siano funzionali sia alla prima squadra sia a tutto il comparto del settore giovanile, ecco. E sicuramente, come dicevi tu, Petricca insieme a Zaccardini sono assolutamente d'aiuto in questa scelta. Ecco. Anche perché, possiamo già dirlo, la Fulgor farà anche la Serie D, visto che è retrocessa dalla Serie C alla Serie D, che si chiamerà Foma Paracchini Expo, sì. Foma, con un nuovo allenatore che sarà individuato proprio in queste ore, entro il fine settimana probabilmente, che si occuperà anche di andare a colmare quel vuoto lasciato dall'addio di Marco Lodetti. Sì, assolutamente. Intanto a Lodetti va un saluto, così come va a Filippo Pastorello, che come appunto sapete è stato qua di recente ospite, no? Io ho lavorato benissimo con lui 2 anni, quindi lo ringrazio per quello che ha fatto la prima squadra e anche per il settore giovanile. Ecco, sì. Ecco, insieme a Petricca, confermato nel ruolo di preparatore atletico Max Gagliardini, è confermato l'unico superstite certo della stagione 23-24, Jacopo Balanzoni. So che qualcuno si è, non dico arrabbiato, però aveva preso un po' male le nostre parole di un mese e mezzo fa, però è chiaro che quando nello sport non si centrano gli obiettivi, non si arriva al risultato atteso, è legittimo, dico quasi scontato, che la società faccia le sue scelte e prenda altre strade a fine stagione, senza no. Tanti giri di parole. Sì, no, adesso poi ovviamente è sempre complicato a fine stagione, perché comunque era un bel gruppo, io su quello non c'è mai stato nulla da dire, poi chiaro, come dici te, l'obiettivo non è stato centrato, e quindi è normale che poi si tenda a fare una sorta di reset, provare a costruire un gruppo nuovo. Io poi, come qualche ragazzo mi ha chiesto, poi il mercato ha tutte delle specificità e delle caratteristiche particolari,
poi insomma mai dire mai che si usa tanto, però in realtà probabilmente si andrà verso un corso nuovo e differente. Come dicevi, Balanzoni certo è sotto contratto ed è confermato, tra l'altro viene da una stagione statisticamente parlando estremamente positiva, bisogna dire le cose come stanno, sia a livello di punti che insomma di apporto in termini statistici. È stata una stagione estremamente positiva, toccando ferro è stata anche una stagione positiva dal punto di vista di infortuni per quanto riguarda Balanzoni, perché spesso è stato magari gestito in settimana, però insomma una stagione in cui non ha saltato una partita è sicuramente positiva per definizione. Chiaramente nella costruzione della squadra l'elemento Balanzoni andrà considerato, nel senso come innescarlo. È stata una stagione estremamente positiva per la sua attivazione, diciamo, nella dinamica, quindi in situazione di gioco in movimento, che è un pochino il suo punto di forza, sicuramente sarà uno degli elementi tecnici di costruzione del roster del prossimo anno, provare a riattivarlo in questa maniera qua, ecco, sicuro. Ecco, poi andremo a magari dare già qualche nome, qualche indiscrezione. Cominciamo anche un flash relativo alle semifinali playoff, no? Sì. Vedremo dei blocchi di interviste relativo ai tabelloni. Partirei dalla squadra che in semifinale forse mi ha impressionato di più, che è la Libertas, che ha vinto 3 partite, non dico sul velluto, però mantenendo sempre il controllo delle operazioni e dimostrando di essere arrivata veramente al top nel momento che contava, nonostante i tanti infortuni che ha avuto in stagione, da quello di Terenzi a quello di Lucarelli, alla gestione di Fratto, di Fantoni, di Saccaggi. Sì, sì, sono sicuramente in questo momento, sono arrivati al top nel momento importante. Durante l'anno sono riusciti, come dici te, a gestire varie problematiche, hanno aggiunto anche un giocatore come undicesimo, che era Terenzi, per proprio gestire al meglio i veterani che hanno, poi vabbè, sono stati sfortunati con Terenzi che si è infortunato gravemente, però insomma ecco, io penso che sia Lucarelli sia appunto i grandi vecchi sono arrivati in questo momento gestiti bene, mi sembrano belli freschi, saranno pronti per fare una grande finale. Adesso non avranno il fattore campo perché ce l'avrà Roseto, e come sai è sempre difficile andare a violare quel tipo di campo, però secondo me avranno delle ottime chance di provare di vincere il campionato, insomma Andreazza se lo merita. Roseto-Livorno è una delle due finali, l'altra non è ancora definita perché domani sera ci saranno le gare 5, chi è favorita secondo te tra Livorno e Roseto? Io mi ero sbilanciato e avevo detto che a mio personale giudizio sarebbe salita in Serie 2 la squadra vincitrice del quarto di finale tra Libertas e Faenza. Sì, che è stata una serie molto combattuta, quindi onore a Faenza che ha lottato fino a gara 5. Roseto ha avuto di recente un infortunio abbastanza brutto, che è quello di Petracca, che si è fatto l'altro crociato, quindi molto sfortunato, 2 crociati in un anno. Secondo me quello un pochino gli farà perdere, perché è un giocatore di sistema molto molto importante. Roseto ha il fattore campo e ha un allenatore estremamente bravo, cioè un veteranissimo come Gramenzi, che sicuramente in finale qualche alchimia tattica per provare a rompere gli ingranaggi della Libertas la userà con efficacia, di questo sono sicuro. Però io vedo favorita lo stesso Libertas, sono sincero. Io sono d'accordo con te. Allora, i contributi della finale, delle semifinali che portano appunto a questa finale che comincerà nel fine settimana, domenica, alla Palamaggetti di Roseto, tra Roseto e Libertas. Roseto che ha battuto 3-1 Fabriano, Libertas che invece ha sconfitto 3-0 Iesi. Vediamo. Eravamo a meno 19 e avremmo potuto alzare bandiera bianca e accontentarsi appunto di una stagione positiva. Poi non esagererei con i superlativi, perché poi adesso sembra anche fino inutile, lezioso, presuntuoso. Sono convinto che più passerà il tempo e più si capirà il lavoro che è stato fatto quest'anno. Già per esempio io sono già preoccupato a pensare a come ripetersi l'anno prossimo, che sarà duro, però questa è ancora dimostrazione che è una squadra che non molla mai, meno 19, contro una squadra fisicamente soverchiante rispetto a noi, ancora oggi lo stanno a dimostrare i tiri liberi, una serie dove la nostra, anche per meriti di Livorno, la nostra
come dire, caratteristica principale, il tiro da tre punti non è che ha funzionato moltissimo, ribadisco, anche per meriti di Livorno, però la mentalità è quella giusta, cioè la voglia di non arrendersi mai è stata quella giusta anche oggi, ribadisco, si poteva finire, sarebbe stato brutto, si poteva finire sfragando nel finale quando ormai sul meno 19 avremmo potuto dire ok ragazzi, quindi così noi non possiamo fare, invece con Antonio, che ovviamente abbiamo giocato anche senza playmaker per 20 minuti, perché poi dopo alla fine è successo che anche c'è stato questo problema qua, eppure siamo andati oltre e quasi ci regaliamo un sogno, ma va bene così, insomma. È stata una serie bella al netto di tre vittorie nostre, perché l'avevo detto alla squadra, l'avevo detto anche ai colleghi di Livorno, ai giornalisti di Livorno, che un'altra squadra probabilmente in gara 1 e in gara 2 avrebbe perso con un divario molto più netto rispetto a quella che era stata l'andamento della partita. Invece Iesi sia in gara 1 che in gara 2 era stata brava a restare lì e a provare a riaprirle tutte e due le volte, quindi questa sera era la partita che mi aspettavo. Abbiamo saputo soffrire nei primi due quarti prendendo un mini vantaggio che poi è diventato grande. Purtroppo questa sera abbiamo giocato anche senza un giocatore importante come Fratto, che ci ha ridotto un po' le rotazioni, siamo arrivati un po' con il fiato corto e l'abbiamo portata via soffrendo, ma d'altronde contro una squadra forte come Iesi era abbastanza prevedibile. Però Iesi per larghi tratti della regular season ha giocato una delle migliori pallacanestro di questo campionato, e non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dice tutto quanto. Magari questa leggerezza che può avere sia in termini di tonnellaggio specifico sia proprio di frizzantezza magari può pagare di più durante la regular season e magari meno ai playoff, però Iesi ha venduto carissima la pelle, ha giocato, non ha mollato mai, per cui io credo che un allenatore, uno staff, i giocatori, i dirigenti e i tifosi possano solo essere contenti di questa cosa. Noi per contro abbiamo messo soprattutto nei momenti di difficoltà quella fisicità di cui parlavi te, quell'esperienza. Io ho fatto una battuta prima, ho detto che in settimana Fantoni deve portare le paste perché arrivano le convocazioni di Pozzecco, visto che mancano i lunghi, un giovanotto di 38 anni che gioca così, ce lo teniamo ben stretto, ed è stata lui l'ancora di salvezza in tutte e tre le partite, sia tecnica che fisica, e quindi voglio fare i complimenti davanti a tutti. Ma la stagione è stata straordinaria, eccezionale. Pensare che siamo partiti dal 12° posto, abbiamo fatto una cavalcata incredibile, siamo stati la squadra che ha vinto più partite nel nostro girone, nel nostro campionato, nel girone di ritorno. Si è fatto un playoff eliminando la quarta in trasferta, abbiamo vinto una partita con forse la squadra più forte del campionato, costruita per la promozione, costruita per grandissime ambizioni. Abbiamo sfilato una vittoria anche in casa loro, quindi devo dire che è stata eccezionale quello che abbiamo fatto, e credo che sia tempo veramente di ringraziare questi ragazzi che mi hanno dato veramente tutto quotidianamente nel cercare di ribaltare questa stagione. Abbiamo fatto tantissime cose nuove, tantissimo lavoro in profondità, tantissimo lavoro analitico per cercare di migliorare, ce l'abbiamo fatta. Penso che sia una stagione che rimane, uno scorcio di stagione che rimane indimenticabile, un bellissimo playoff. Ci siamo fermati contro una squadra effettivamente di un livello superiore, basta pensare che il loro decimo uomo Maiga ha fatto 12 punti con 4 bombe, che un ragazzo di 22 anni come Durante ha deciso la partita con 20 punti. Per non parlare di Mazzaris, che è due categorie sopra gli altri, 12 assist, Santiangeli, un giocatore di livello superiore. Quindi ci siamo fermati con una squadra oggettivamente più forte di noi, però pensare che siamo arrivati a giocarcela, a vincere venerdì, a essere competitivi stasera senza il nostro primo titolare, con un giocatore per noi che è diventato nel corso del tempo fondamentale come Chicco Gnecchi, che praticamente non ha giocato per i falli, ci fa capire il livello in cui siamo arrivati, il livello di competitività che siamo riusciti a raggiungere. Quindi finiamo questa stagione fra gli applausi, è stato bellissimo, nonostante una sconfitta casalinga, uscire fra gli applausi col pubblico che
ci incitava e ci applaudiva. Credo che questo sia stato il regalo più bello che i ragazzi, che anche personalmente, potessi ricevere. Ma questo era un avversario difficile da affrontare. E colgo l'occasione per fare i complimenti al coach Nicolai e a tutti i ragazzi di Fabriano. Sono stati davvero un avversario forte, difficile in 4 partite, al di là di quello che è stato lo scarto delle partite, ma davvero, e lo sapevamo poi perché l'avevamo affrontato anche in campionato, una squadra difficile da affrontare, con dei giocatori esperti, dei giovani validi. Sicuramente sono orgoglioso della mia squadra per la prestazione che ha fatto su questo campo contro questo tipo di squadra. Siamo davvero soddisfatti. Adesso il passo è stato fatto, andiamo in finale e adesso domenica prossima si comincerà. Quindi si resetta tutto e si riparte, e ovviamente aumentano le difficoltà con l'avversario, con la tipologia di avversario, che è davvero un avversario di primissima fascia, ancora più forte di quella che è Fabriano. Per cui occorrerà prima di tutto recuperare tutte le energie, tutti i piccoli problemi fisici, e poi pensare a quello che è il discorso dell'avversario dal punto di vista tattico. Ecco, il bello della diretta, mentre eravamo qui, è arrivato un messaggino sul telefono di Filippo, se non ho visto male, il mio amico Lorenzo Vandoni, perché c'è un giocatore di Vandoni e che ha appena finito la stagione, che in questo momento forse è quello più vicino, dico a vestire maglia paffone, quello che stuzzica un po' di più il direttore sportivo e il coach, e penso si possa fare anche il nome, che è quello di Gnecchi, che tra l'altro gli appassionati della zona conoscono, perché qualche anno fa aveva cominciato la sua avventura lontano da casa a College Borgomanero. È un giocatore che piace? Sì, sì, assolutamente, posso confermartelo. È un giocatore che seguiamo da ormai da un mese, ti direi, insomma, e chiaramente stava giocando, quindi chiaramente doveva finire la sua stagione, che è finita, come hai detto te, domenica. È un giocatore che secondo me è assolutamente funzionale al tipo di campionato che sarà, perché è un giocatore con una taglia atletica importante, che può ricoprire più ruoli e va proprio nella direzione della pallacanestro che dicevamo, insomma, le altre volte che ci siamo parlati. È un giocatore con estrema fisicità, sa fare tante cose, non meno la qualità difensive, e penso possa essere un ottimo jolly, diciamo, su tutto il pacchetto degli esterni. Sei ottimista che questa operazione possa concludersi nel breve tempo? Beh, io penso di sì, insomma, siamo già un pochino in parola da un po', bisogna aspettare la fine dei campionati, che è avvenuta. Come sai, io sono in Toscana ormai da un mese, sono andato a vederlo diverse volte a Montecatini. È un giocatore poi giovane, perché è un 99, secondo me è perfettamente funzionale al basket che vogliamo andare a proporre, ecco. Percentuali che arrivi la fumata bianca? 80%, sì sì. 80 che tendono al 99, magari, speriamo, perché è un giocatore che anche a me piace parecchio. Abbiamo parlato di una semifinale, di due semifinali che sono conclusi, perché abbiamo una finale nella parte del tabellone. Nell'altra parte del tabellone la finale non l'abbiamo, perché domani si giocano le gare 5 al Palamacchia, PL contro Avellino, e poi a Ruvoli Puglia contro Montecatini. Io qui avevo detto che la mia favorita per la promozione era l'Irons Montecatini, vediamo come va questa gara 5. In questi playoff qualche scricchiolio nel meccanismo perfetto della PL, che aveva vinto 16 delle ultime 17 partite, sì, tranne il derby, giocate tranne appunto il derby, da derby a derby, cioè sì, aveva, esatto, perso, sì, 20 17 partite consecutive. C'è stato qualche scricchiolio, perché già con Imola le due partite in casa sono state vinte sul filo del rasoio nel finale con le invenzioni di Chiarini. Probabilmente qualche giocatore sta pagando una stagione comunque lunga, la prossima sarà eterna, però anche questa è stata lunga. Mi riferisco in particolare allo Biondo, che sta giocando dei playoff decisamente sottotono rispetto a quello che ci aveva fatto vedere nella stagione regolare. Per me la PL domani vince contro Avellino, e per me Montecatini vince a Ruvo. Come la vedi tu? Sì, allora, secondo me questo era un tabellone estremamente più equilibrato rispetto all'altro, con tre squadre fortissime, quindi abbiamo detto PL, abbiamo detto Irons e chiaramente anche Ruvo di Puglia, che ricordiamoci che Ruvo di Puglia ai nastri di partenza era indicata da tutti come la strafavorita, e come addirittura si parlava sale Ruvo e un'altra, no, se ti ricordi. Ecco, in realtà sono tutte e tre squadre fortissime, se sono arrivate tutte e due le serie alle gare 5, dico la verità, Avellino mi ha sorpreso in positivo, perché ho visto entrambe le gare a Livorno e non credevo che potessero riportare la serie a gara 5,
quindi enormi complimenti a Crotti e ad Avellino. Secondo me hanno avuto due gare, parlo di PL, con Chiarini decisamente sottotono a Livorno, oltre allo biondo che dicevi te in maniera corretta. Però sono sincero, faccio fatica a immaginare che PL perda al Palamacchia con quel tipo di ambiente lì una gara 5. Poi, ma, insomma, mai dire mai, dovranno stare attenti a Vasl che si è rigenerato nelle gare di Avellino, ma se riescono a fare un lavoro discreto su Vasl come hanno fatto gara 1 e gara 2, io faccio fatica a pensare a un finale differente. L'altra serie invece, che chiaramente si sapeva essere una serie equilibrata, Iros è stata brava a rimpattarla, non era facile dopo le prime due sconfitte, dove è stata avanti di fatto penso per 70 minuti su 80 le prime due gare, quindi non era facile ricaricare, è riuscita, sembra che abbia perso Sgobba, quindi ha un giocatore in meno, ha avuto un problema al ginocchio, va bene. E gara 4 però, secondo me, il finale di gara 4 è finito ai punti a vantaggio di Ruvo, perché è arrivata veramente col fiato corto Irons e Ruvo ci è mancato veramente poco che la chiudesse già in gara 4, quindi io mi sento di dirti che per gara 5 vedo favorita Ruvo, poi io, poi le gare 5 può spostarci di tutto, però vedo favorita Ruvo. E quindi la finale, l'eventuale finale PL Ruvo? Eventuale finale PL Ruvo, anche qui a livello di esperienza ne ha molta di più Ruvo di Puglia, perché è ricchissima di veterani che hanno vinto tanti campionati, ripeto, però c'è sempre il fattore Palamacchia, quindi PL avrebbe in ogni caso ancora il fattore campo in finale. Io proprio fatico fatico a immaginare perdere in quel tipo di ambiente lì. Ricordo che noi come Fulgor Romagna abbiamo vinto là quest'anno. Qualcuno dice però non potranno salire due Livorno, sai, quei grandi meccanismi, quei disegni, no? Non può essere permesso, la Lega non vorrebbe, cioè, sai, quelle cose un po' così. Sì, vabbè, sì. Io dicevo così quando la Juve faceva la finale di Champions, prima o poi una per la legge dei grandi numeri la deve vincere, il Real Madrid non può perdere, ma tutte le mai. Sì, diciamo che per i tipi di pubblico che hanno meritano sicuramente una categoria superiore, ma diciamo che una sale di sicuro, secondo me ci sono buone possibilità che salgano entrambe, però una sale sicuro. Allora vediamo i contributi relativi alle gare 4 di questa parte del tabellone, ripeto, domani le gare 5. Faccio un commento delle due partite. Abbiamo dimostrato di essere vivi, non era facile dopo le due sconfitte di Livorno, e quindi dai, adesso abbiamo gara 5 e questa partita penso che, a parte lo sbandamento del secondo quarto dove siamo andati sotto di 9 punti, sia stata una partita soprattutto dal punto di vista difensivo super. Tenere Livorno a 24 punti, no, 26 punti nei terzo, quarto, quarto, penso che insomma, gran merito va all'abnegazione che hanno messo i giocatori, sono stati proprio bravi, quindi complimenti sicuramente per quello che hanno fatto vedere. Sì, guarda, l'approccio onestamente è stato quello giusto, abbiamo combattuto nel primo tempo, ma anche nelle difficoltà offensive del secondo non abbiamo più preso oltre i 20 punti a quarto dai nostri avversari a casa loro, considerato anche come hanno tirato da 3 punti col 45%, è sicuramente un aspetto positivo, no? Di essere riusciti a star lì difensivamente. Chiaro che oggi il problema è stato in attacco, soprattutto nel secondo tempo abbiamo smesso di costruire i tiri, li abbiamo affrettati, li abbiamo presi senza ritmo, con giocatori non nelle migliori condizioni di equilibrio, di fiducia, e quindi chiaramente le percentuali nostre sono state drammatiche. Al tiro a 3 punti contro una difesa con i corpi di Avellino, la costruzione dei tiri al ferro e da 3 punti è fondamentale. Soprattutto contro la zona c'è stata grande fatica. Sì, sì, zona, ma in generale il fatto che Bortolini in area chiaramente ti sfida, no? Ti aspetta al ferro, quindi dobbiamo essere più bravi, come hanno fatto nelle prime due gare, a riuscire a comunque a coinvolgerlo nelle situazioni di pick and roll, con le penetrazioni degli esterni e quei post bassi dei quattro, cosa che abbiamo fatto benissimo finalmente nel primo tempo oggi, sia con Ferraro che con Lo Biondo e Campori, quando aveva vantaggio fisico. Chiaro, sono aspetti
su cui oggi ci siamo un po' appesi, siamo un po' arrangiati su queste cose, non sono la nostra caratteristica principale, dobbiamo essere bravi a ritrovare, no, i nostri punti di riferimento offensivi, guardando le percentuali dei nostri esteri del quintetto, chiaramente non sono quelle abituali, quindi chiaramente dobbiamo ritrovarli, ritrovare la fiducia, il nostro ritmo in attacco ed essere pronti per giocare al meglio della cima. Sì, chiaramente ci aspettiamo ancora una volta il tutto esaurito a casa nostra, chiaramente sappiamo che saremo sostenuti da tutto il nostro pubblico, ma la cosa importante è che noi in queste 72 ore ritroviamo fiducia nei nostri mezzi, ritmo offensivo e la capacità di costruire i tiri di squadra. Ecco, oggi abbiamo, soprattutto nel secondo tempo, affrettato delle conclusioni, abbiamo forzato, cercando di tornare in partita con delle soluzioni individuali che ovviamente a questo livello non pagano. Non ho messo le statistiche davanti perché stasera secondo me non servono a niente. Nel senso che serviranno tantissimo per analizzare la gara, ma quello che è successo è qualcosa di volontà, di cuore, di volerlo più dei nostri avversari, per nulla togliere a loro. Se abbiamo avuto un briciolo, non lo so, anche di fortuna negli ultimi possessi, è perché evidentemente ce la meritavamo, ma non perché siamo migliori degli altri o speciali, solamente perché abbiamo avuto un cuore e ci abbiamo creduto sempre. Ma se pensiamo in modo logico, non c'è neanche motivo per non crederci, perché con quella di stasera credo siamo stati 125 minuti avanti su 160, 5 minuti pari e 30 minuti avanti loro. Questo è stata la cosa più difficile, è stata mantenere la lucidità dopo gara 2, dove eravamo molto amareggiati, perché se giocavamo con l'attenzione di queste due gare probabilmente una l'avremmo portata a casa, però forse non saremmo riusciti poi a giocare in casa con questo upgrade che abbiamo fatto a livello mentale e a livello di atteggiamento. E secondo me abbiamo fatto una cosa eroica stasera, ma eroica per la volontà, perché poi la qualità è stata sicuramente inferiore. Mi dicevano al volo nello spogliatoio che abbiamo tirato credo 1 su 8 il quarto quarto da 3 punti, se me lo conferma. 2-12 nei secondi due quarti, con una qualità di tiro forse non sempre ottima, ma insomma è ovvio che eravamo molto stanchi sul finale, questo è evidente. Rotazioni cortissime, non siamo abituati a così poche rotazioni. Stasera hanno deciso i miei ragazzi di sporcarsi le mani, di tirarsi sulle maniche, di lottare su ogni pallone. Se non dico una sciocchezza, perché poi è successo tutto molto velocemente anche per noi, se non sbaglio gli ultimi 3 tiri forse hanno battuto nel tabellone, non hanno neanche preso il ferro nessuno dei 3, sono stati tiri da sotto molto complessi abbiamo concesso, perciò devo dire soprattutto in area abbiamo fatto una grandissima gara difensiva e li abbiamo lasciati a una percentuale bassissima da 2. Oggi sicuramente è stata un'altra partita rispetto a venerdì. Siamo andati vicinissimi al colpo perché abbiamo avuto, credo, 3 tiri, 2 per impattare, l'ultimo, vabbè, un po' fuori equilibrio sicuramente di Jackson per vincere, però bene o male questa è la partita che volevamo fare, cioè nel senso rimanere attaccati il più possibile. Forse ci è mancata proprio la zampata vincente, potevamo gestire ancora meglio 1 o 2 possessi negli ultimi 2 o 3 minuti e andargli davvero davanti, però sappiamo il valore di entrambe le squadre, c'è un grandissimo agonismo, 2 squadre forti, con giocatori con caratteristiche diverse ma forti da entrambi i lati, quindi sapevamo che a Montecatino non era facile, però abbiamo dimostrato innanzitutto a noi stessi che potevamo giocare alla pari anche qui a Montecatini, e adesso ci sarà gara 5. Purtroppo nelle serie molto equilibrate ci sta che si va 2-0 e anche che si debba tornare a gara 5. Entrambe le squadre sono squadre costruite per questi traguardi. Onestamente io credo vinca il migliore, perché abbiamo dimostrato entrambe le squadre di giocare alla grande, di fare, cioè, insomma, grandissimo agonismo, anche bellissime giocate. Sarà sicuramente da giocare con tanta testa,
naturalmente non ci si può far sopraffare dal punto di vista del cuore, nel senso che dell'agonismo eccetera eccetera, quindi ci sarà un mix di cose che bisognerà, di cui bisognerà tener conto. Giocare in casa è sicuramente un piccolo vantaggio, noi abbiamo un grande pubblico e sono sicuro che mercoledì sarà ancora più caloroso delle prime gare due, però noi bisogna stare esclusivamente i ragazzi concentrati sul campo, quello che dico io alla mia squadra. Altri nomi? Ma allora, poi sai che quando fai i nomi rischi di bruciarteli, però io non credo, cioè, anzi magari sblocchiamo un pochino lo stallo che c'è in questo momento. Secondo me è un ruolo che è molto, molto delicato, è un ruolo di quattro, perché ci sono pochi giocatori, insomma, o meglio, ce ne sono pochi di valore alto, quindi su quelli stiamo provando a fare la corsa e secondo me i nomi di Stepanovic e di Preti sono secondo me i due principali nomi. Non esclude l'altro? Allora, per il basket che abbiamo in mente, che è un basket un pochino più dinamico anche difensivamente nel reparto lunghi, uno non esclude l'altro, perché se io ipotizzo un reparto lunghi con Preti, Stepanovic e Balanzoni, sei secondo me bellissimo, perché tutti e tre, beh, Balanzoni chiaramente, ma tutti, anche gli altri due possono andare sul 5, tutti e due sono 2-4, ma possono andare sul 5, un reparto completo che ha perimetro, che ha interno, secondo me uno non esclude l'altro, sono due nomi difficilissimi entrambi da fare, perché come puoi immaginare, c'è un problema, c'è. Stefano, se tu ti giri, ti faccio girare, c'è un problema perché c'è un portafoglio appoggiato sul tavolo, no? Devi allargare i cordoni di quel portafoglio, cioè devi farlo a fisarmonica quel portafoglio, che non è il mio, cioè nel senso, è il mio, ma non è che, però dico, sui giocatori di qualità e chiaramente tutte le squadre che vogliono ambire ai playoff, comunque a far bene, sono giocatori su cui tanti vanno a fare magari mercato, quindi è normale che poi le agenzie tendano a prendere tempo. Sono dinamiche, diciamo, abbastanza standard che vanno rispettate. Cioè, se uno va su un giocatore di basso lignaggio, magari ha più probabilità di chiuderlo in tempi brevi. Su quei nomi lì è normale che le agenzie facciano il loro interesse. Ecco, però la novità rispetto al passato, per esempio su Preti, di cui si è parlato tante volte in ottica Paffoni questi anni, è che il ragazzo ha dato la disponibilità a trasferirsi dalla sua comfort zone, che era Imola, Fiorenzuola, per questioni. Sì, no, beh, tu lo sai bene che è un giocatore che seguo da quando sono qua a lavorare, è un giocatore che piace da sempre, anche perché è perfettamente complementare a Balanzoni. Sembrerebbe, ripeto, col condizionale che quest'anno si sia un pochino deciso, come dicevi tu, a guardare il mercato che vada un pochino oltre Imola e Fiorenzuola, ecco, che è dove lui abita. Per quanto riguarda gli esterni? Bah, sugli esterni tanti nomi stanno ancora giocando, come abbiamo imparato, chi gioca non fa mercato, quindi bisogna aspettare ancora un attimino che finiscano i... Anche per rispetto delle società. No, ma certo, esatto. Sugli esterni, appunto, abbiamo parlato di Gnecchi, posso dirti che Ianuale è un altro giocatore che ha le caratteristiche fisiche e diciamo di multiruolo che dicevamo prima, quindi un altro giocatore che interessa, un altro profilo giovane, 2001 e quant'altro. E poi calcolo che c'è anche tutto il mercato degli stranieri, che è un mercato che partirà in un secondo momento, secondo me, perché prima si cerca di chiudere gli italiani, poi dove non riesci a farli vai a mettere lo straniero, così abbiamo fatto l'anno scorso con Kosic, dopo aver guardato centinaia di nomi. C'è chi ha fatto molto bene quest'anno nella terza lega italiana, come penso ad esempio al lituano di Imola, che anche lì tante squadre lo stanno monitorando. Vabbè, ti devo bloccare perché abbiamo chiuso, Pippo. Hai dato tutto quello che dovevi dire. Grazie Filippo. Ciao, grazie a voi, buona serata. Grazie ragazzi e alle operatrici che ci hanno ospitato qui a Centodò. Il punto sul settore giovanile con la festa al Palazzo Fiori di Gravellona. Torneremo martedì prossimo perché penso che il meteo così al Mottarone si dovrebbe andare sabato con la festa al Mottarone Day. Quindi preparati, crema e Stefano in faccia, perché tenti, ti abbronzi e ti scotti. Ci vediamo martedì prossimo. Festa del mini basket per i nostri piccoli rossoverdi, che mercoledì si sono trovati al Palacipier di Gravellona per giocare e divertirsi sullo stesso campo dove va in scena la Serie B. Presenti anche Jokovic e Trebeschi, giovani della prima squadra targata Paffoni, per animare la grande festa in cui i giovanissimi lupi, divisi in due gruppi, piccoli e grandi, hanno vissuto momenti di gioco, sfide e grande divertimento. A fine allenamento, una grande merenda per tutti, fra sorrisi ed emozioni che solo la felicità dei nostri bambini possono regalarci. La stagione però non finisce qui, in quanto saremo pronti a ritrovarci sabato 1 giugno per la seconda edizione del Mottarone Sport Day.